Siamo con la signora Maria Luisa Caboni, presidente dell'associazione Team Kayak Onlus. Siamo al Poetto perché la sua associazione opera prevalentemente qui. Quali attività fate? Allora, il Team Kayak Onlus è un'associazione sportiva dilettantistica che si occupa prevalentemente dei ragazzi disabili mentali, cioè noi non abbiamo nelle nostre file, nei nostri ranghi dei disabili fisici, ma abbiamo solo ragazzi disabili mentali, ovviamente con diverse patologie. E noi ci occupiamo di diverse cose, cioè li coinvolgiamo sia nella kayak, nella canoa, che è il nostro sport appunto di preferenza che svolgiamo qui, con canoe polinesiane di diversa tipologia, quindi di diversa grandezza, ma anche canoe da mare e canoe da olimpica, cioè canoe da velocità. Però i nostri ragazzi fanno parte, essendo che facciamo parte anche dello Special Olympics e della FISDIR, fanno anche attività di calcio a 5, cioè partecipano, quindi giochiamo, ecco, questo mi preme dirlo, perché giochiamo all'ossigeno, ai campi dell'ossigeno, perché ci danno la possibilità di avere il campo gratuitamente, quindi ci fanno questo regalo. E partecipano sia ai giochi regionali sia ai giochi nazionali, e uno di loro è stato selezionato anche per gli internazionali a Barcellona. Oltre a questo, da quest'anno faremo un'attività di nuoto, partecipiamo ad altri tipi di attività, per esempio il golf, per esempio il bowling. E poi facciamo anche, perché nel nostro statuto è previsto anche un aspetto ludico, promozionale e ricreativo, facciamo anche dei corsi, avendo a disposizione le cucine dell'asilo nido della provincia di Cagliari, facciamo anche dei corsi di cucina, dove abbiamo due cuochi che si prestano proprio volontariamente a far fare questi corsi. Quindi abbiamo un'attività abbastanza ampia, devo dire, soddisfacente per loro e per noi. Attraverso lo sport, quindi, i ragazzi disabili possono integrarsi. Quanto aiuta lo sport in questo? Molto, aiuta moltissimo, perché allora il nostro obiettivo è quello di portarli praticamente a ritenersi capaci, a scoprire quelle che sono le loro potenzialità, perché non a caso si dice diversamente abili, cioè noi tutti siamo diversamente abili, quindi uno dei nostri obiettivi è proprio quello di metterli nelle condizioni di sapersi comportare ovunque, e quindi per questo molte delle competizioni, anche nazionali o regionali, in cui li coinvolgiamo sono competizioni di abili, in cui c'è anche poi la componente, diciamo, il settore della disabilità. Quindi ritengo che proprio lo sport, quindi anche questo agonismo, che comunque è comune a tutti, tanto quanto agli abili quanto ai disabili, sia una componente essenziale per il raggiungimento di un certo equilibrio, e devo aggiungere che questo è visto in maniera positiva anche nei confronti delle famiglie, perché le famiglie vengono aiutate in questo, anche per, sicuramente, insomma, per una situazione molto gravosa che loro hanno, però vediamo che anche loro godono di questa attività che noi facciamo con i ragazzi. Ecco, quindi il coinvolgimento delle famiglie è importante. Quanti ragazzi ruotano intorno all'associazione Team Kayak Onlus e quante persone nel vostro staff? Allora, noi abbiamo circa una ventina di ragazzi che sono iscritti alla nostra associazione, con chiaramente le relative famiglie. Il nostro staff è uno staff tecnico che è composto da uno psicologo, da un educatore in senso stretto, tre istruttori federali, molti accompagnatori e volontari che chiaramente ruotano intorno a questo, e poi chiaramente tutte le famiglie, cioè abbiamo, insomma, siamo molti. Un'ultima domanda, voi collaborate anche con altre associazioni, con altri organismi, quanto è importante la collaborazione? Allora, noi collaboriamo con tante associazioni, cioè per esempio adesso cominceremo una collaborazione con l'ANFAS, col Centro di Igiene Mentale, con la SASPO, perché abbiamo anche alcuni ragazzi SASPO che vengono da noi a fare canoa. E per noi è molto importante, perché se noi siamo specializzati in una determinata attività, con lo Special Olympics, noi siamo specializzati in una certa attività, non è detto.